Malabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerconi, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano. Giannone. Giannone è presente? Okay. Se non devo sentire, se no non può. Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, la Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stellitano, Tosatti, presente Tosatti? Non è presente, no, non è presente. Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. È presente anche Bittura. Allora, intanto ben trovati i consiglieri, ben trovato al personale e ai cittadini presenti. Abbiamo una mozione urgente ai sensi dell'articolo 58, risponde all'oggetto risoluzione del servizio del trasporto pubblico. Sì, sì, facciamo fare delle copie da distribuire, essendo ovviamente una mozione non a cognizione, scritta all'ordine dei lavori. Bello. Ok, dopo lo sta facendo fare il film. Tanto procediamo, sì? Sì, scusi, prima di leggere questo nominiamo gli scrutatori. Va bene. Quindi uno dell'opposizione e due di maggioranza. Faccio da. Allora, sì, mi ricordava giustamente la nomina degli scrutatori. Allora, come scrutatori nominiamo il consigliere Pompei, la consigliera Tripputi e la consigliera Biondo. Biondo. Allora, per l'ordine del giorno avevamo una prima mozione che è a firma dei consiglieri Vitrotti, Stellitano, Biondo, avente ad oggetto centri antiviolenza di Roma. Quindi procediamo dando la parola al consigliere che presenta e illustra la mozione in oggetto. Consigliere Vitrotti, prego. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Il gruppo del Partito Democratico ha presentato questa mozione in data 27 luglio, diciamo a ridosso di una fase di assestamento e di discussione del bilancio capitolino, quando contemporaneamente, diciamo quasi subito dopo l'insediamento della nuova amministrazione, si è determinata sulla città di Roma una situazione molto preoccupante che riguarda i centri antiviolenza che ci sono nella nostra città. In particolare il servizio gestito dalla cooperativa BeFree, il servizio denominato SOS Donna, che tra l'altro era in sede in questo municipio, è stato in sede in questo municipio per tanti anni, poi durante l'amministrazione precedente è stato trasferito appunto nella struttura Casa Le Rosa a via di Grotta Perfetta, è stato come è noto chiuso e ha dovuto lasciare la struttura. È inutile forse per l'ennesima volta, ma invece è giusto forse dircelo, che i numeri che riguardano i casi di violenza sulle donne sono purtroppo ancora in costante aumento e la città di Roma ha visto purtroppo anche un'impennata dei casi di violenza, in particolare nei confronti delle donne. Ovviamente strutture come quelle dei centri antiviolenza, questa amministrazione ha dimostrato per voce della stessa sindaca di non voler penalizzare questi centri, anzi ha
sostanzialmente detto che si sarebbe impegnata per mettere tutte le risorse e le misure necessarie in campo per la riattivazione del servizio. Questo si è scontrato ovviamente con una difficoltà di carattere burocratico ed amministrativo, in particolare tutta una revisione dei conti e dei nuovi e dei bandi in essere che, così insomma ci viene raccontato, hanno bloccato l'emanazione di nuovi bandi. O per la verità qualche cosa è partito, ma per esempio il caso in oggetto che descrivevo prima, quindi il servizio SOS Donna, invece non è stato ancora riattivato. Nella nostra mozione avevamo ovviamente anche definito il taglio dei 300.000 euro a danno dei centri antiviolenza. Su questo forse occorre fare una precisazione, che non so se è positiva o meno, anzi forse dal mio punto di vista, ma questa è una valutazione prettamente di carattere politico, forse è ancora più preoccupante, perché ormai il già ex assessore al bilancio Minen aveva, sempre in fase di assestamento, accantonato quei 300.000 euro. Quindi non sono stati tagliati, giusto? Sono stati messi da parte con l'impegno, in un possibile assestamento che era previsto per settembre, di impegnarli, di destinarli a fare qualche cosa. Ovviamente l'Assemblea Capitolina non dà un indirizzo politico, quindi ad oggi, e questo è per questo che dicevo non so se è meglio, perché poi è ovvio che quando parliamo di questioni di carattere anche sociale, poi è ovvio che ci sono delle difficoltà e la città di Roma le sta purtroppo ancora scontando su tutti i servizi sociali in generale. Quando la coperta è corta non abbiamo la rassicurazione ad oggi che quei soldi vengano realmente impegnati per la riattivazione dei centri antiviolenza, non avendo esplicitato un indirizzo politico. Pertanto ad oggi, seppure quei fondi ci sono, non ci rassicurano su come verranno effettivamente impegnati. E dicevo, questo è ancora peggio, e forse per mettere una toppa anche abbastanza colorata a quanto fatto finora, occorrerebbe non solo un impegno, ma mi rendo conto che questo è abbastanza complicato nel momento in cui non c'è un assessorato al bilancio, probabilmente non avremo né il tempo per vedere un nuovo assestamento a settembre, quindi non abbiamo le condizioni oggi di sicurezza e per mettere in sicurezza quelle donne e quei servizi che garantiscono la difesa dei diritti delle donne, di quanti fino ad oggi sono stati seguiti e accompagnati in un percorso di sostegno a seguito delle violenze subite. Esplicitiamo che sono 18 i centri antiviolenza a Roma e di cui alcuni sono autogestiti, esplicitiamo anche il fatto che non sono sufficienti e che la precedente amministrazione aveva preso l'impegno, esplicitandolo, di assegnare ad ogni municipio almeno un centro antiviolenza. Addirittura questo municipio aveva visto appunto con dolore la chiusura di un'attivazione, aveva più volte il Consiglio del Settimo Municipio chiesto non solo alla propria amministrazione, quindi, non solo di farsi carico di questo impegno, ma anche di attivare quel progetto che ormai a livello nazionale è consolidato in gran parte delle regioni italiane, che si chiama Codice Rosa e che prevede non solo il primo sostegno, ma anche l'inserimento e la difesa d'ucur nel momento in cui arriva una donna o anche altri soggetti vittime di violenza. Detto questo, ad oggi purtroppo non abbiamo una rassicurazione rispetto a questo. I numeri su questo sono impietosi, perché quando parliamo di 7 milioni di vittime di violenza in Italia, credo che non una città come Roma, che ha visto tra l'altro casi eclatanti, ne cito uno per tutti, il caso di Chiara Insidioso, è qualcosa che forse deve far muovere le coscienze non solo di ogni amministratore, ma di ogni cittadino. Una persona che oggi non trova purtroppo una situazione stabile, che per le botte che ha preso è ridotta in fin di vita in stato comatoso e che la città di Roma non sta ancora accompagnando in quel processo di avvicinamento alle cure e alla riabilitazione che meriterebbe. Detto tutto questo, credo che serva un impegno vero e quindi non solo fateci capire se c'è una reale necessità, esplicitiamolo
esplicitatelo se c'è una reale volontà da parte di questa amministrazione di difendere i centri antiviolenza. E quindi non solo ridate un adeguato importo ai centri antiviolenza, quindi non solo quei 300.000, ma facciamo anche di più, più di quello che già è impegnato, per capire che questa è una città che veramente sta accompagnando un processo che, diciamo, le stesse parole della sindaca Raggi alla sua prima uscita ci avevano tranquillizzato in questo senso. È per questo che la presente mozione chiede appunto di attivarci non solo come municipio, perché si possano ripristinare tutti quei servizi dedicati al contrasto della violenza di genere e all'accoglienza delle donne vittime di violenza, ma anche fare uno sforzo all'interno di un dialogo costante, e speriamo che questo avvenga soprattutto all'interno di una discussione che si è aperta in Campidoglio, che non penalizzi il welfare della nostra città, ad ampliare la rete di assistenza attraverso la creazione anche di sportelli ad hoc. E su questo ci sono dei bandi, la Regione Lazio su questo si è impegnata molto, che sono proprio finalizzati alla prevenzione della violenza di genere. Quello che oggi purtroppo però constatiamo è che alle prese per impegnati su altre cose, dal 27 luglio, dalla fine di luglio ad oggi, purtroppo una risposta rispetto a questo non c'è stata. La mozione chiede questo e la sottoponiamo all'aula di questo consiglio. Grazie. Grazie consigliera Vitrotti. Prima di prendere i nomi degli interventi, lascio la conduzione del consiglio alla presidente, che è appena arrivata. Allora, ci sono interventi. Nessun altro? Allora, ha chiesto la parola il consigliere Antonio Principato, ha facoltà di parola. Il tema oggetto della mozione è molto sentito dal Movimento 5 Stelle, come dimostrano tra l'altro i punti del nostro programma, nei quali si parla, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di istituzione di corsi di formazione e informazione finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro la violenza di genere, la volontà di incrementare gli sportelli antiviolenza e supporto alla strutturazione dei centri antiviolenza, valorizzando lo strumento degli sportelli d'ascolto. L'amministrazione del settimo municipio, sensibile all'argomento, proprio nelle scorse settimane ha avviato la sperimentazione del primo sportello di ascolto per gli uomini autori di violenza, nella consapevolezza che la responsabilità della violenza è di chi la agisce e non di chi la subisce, accogliendo la sfida di affrontare il tema, portando l'attenzione anche agli uomini maltrattanti, in quanto responsabili di una violenza che si può reiterare e invece va interrotta. Mi spiace dover rilevare che all'interno di questa mozione presentata dal Partito Democratico, a firma dei consiglieri Valeria Vitrotti, Rocco Steritano e Francesca Biondo, è presente un'imprecisione. Nelle considerazioni del documento è scritto testualmente: considerato che, contrariamente a quanto affermato nell'assestamento di bilancio, la Giunta Comunale ha previsto un taglio di 300.000 euro proprio ai danni dei centri antiviolenza. A questo proposito vorremmo innanzitutto chiarire lo stato in essere dell'assegnazione di fondi per i centri antiviolenza, d'ora in poi indicati come CAV. I 300.000 euro destinati al servizio di ascolto telefonico dei CAV erano, per una precedente voce di bilancio, legati al rinnovo delle convenzioni tramite gare d'appalto, che non sono state né pianificate né pertanto svolte entro i tempi previsti dall'amministrazione precedente. Quindi non era possibile mantenerne né motivarne identica voce in bilancio. Da quest'anno la pianificazione di spesa necessita obbligatoriamente di una conformità alle nuove direttive ANAC sulle procedure di gara.
I tempi tecnici per una formulazione corretta della dimensione economica dell'appalto, pena l'inammissibilità amministrativa e contabile da parte dell'autorità, saranno necessariamente dilatati. I tempi dilatati saranno comunque utili a migliorare la qualità del servizio, così come peraltro richiesto dalle operatrici CAV nel primo confronto avuto con la sindaca a margine delle loro manifestazioni in Campidoglio. Il blocco di tutte le procedure di gara imposto dall'ANAC, vorremmo ricordarlo, è una conseguenza derivante dalle indagini relative a Mafia Capitale. In merito alla proroga dei servizi dei centri d'ascolto telefonico, in particolare SOS Donna H24, la stessa non è stata concessa poiché la gestione commissariale ha ritenuto opportuno dare priorità ai centri che prestavano servizio d'ospitalità e inoltre il servizio offerto, già espletato dal numero 1522, è duplicato di una voce di spesa. Rimaniamo comunque disponibili a lavorare in commissione ed in tutte le sedi opportune affinché il servizio non solo sia ripristinato, ma possa anche garantire un livello migliore di quello erogato sinora. Grazie Presidente. Altri interventi? Ci sono altri interventi? No? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Benissimo, il consigliere Guido. Sì, grazie Presidente. Allora, per quanto in effetti esposto dal consigliere Principato, cioè pur condividendo lo spirito dei centri antiviolenza, però notando che in tale mozione, soprattutto nelle premesse, ci sono tali imprecisioni ben specificate per l'appunto dal consigliere, il gruppo del Movimento 5 Stelle e annuncia voto contrario a questa mozione. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Chi? Ok, Giuliano. Grazie Presidente. Prima di fare dichiarazione, siccome mi scuso per il leggero ritardo, ma stiamo votando separatamente quindi queste due o insieme è stata fatta la discussione? Per capire. Separate? Quindi la prima è quella del PD. Allora, nel dare comunque il supporto come Fratelli d'Italia, noi siamo favorevoli ovviamente all'argomento, quindi per noi sembra anche superfluo che ce ne siano due di mozioni, visto che comunque sia il punto d'arrivo è lo stesso. Ringrazio ovviamente il Partito Democratico che ha messo in evidenza la problematica che su questo municipio, ricordo che qualche tempo fa, insomma qualche consiglio fa, noi avevamo fatto delle mozioni in tal senso proprio per dare su Roma una struttura per ogni municipio, proprio per venire incontro alle problematiche che si creavano sulla figura della donna e soprattutto sulla violenza alle donne. Quindi, però, visto che poi anche il Movimento 5 Stelle ha messo in piedi, noi avevamo comunque anche in capigruppo chiesto di poter unificare, se c'era la volontà, insomma, di mettere insieme un testo, e quindi apposta da qui la Presidente, dico la domanda che ho fatto prima. E quindi se dobbiamo votare differentemente e separatamente, noi per la mozione posta dal PD siamo ovviamente favorevoli. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Toti? Anche il gruppo Roma Popolare è d'accordo su questa mozione presentata dal Partito Democratico. Io penso che rispetto alla violenza sulle donne, e vogliamo dire anche violenza sugli uomini, praticamente c'è poco da dire, nel senso che noi siamo assolutamente contrari e perciò a favore di tutte quelle che possono essere chiaramente sportelli
case famiglia, tutto quello che vogliamo rispetto a questo, per stare vicino a quelle che sono le vittime della violenza. Non guardiamo senz'altro alle premesse, ma guardiamo allo spirito della mozione, perciò rispetto a questo non possiamo far altro che votare a favore della mozione presentata al PD. Altre dichiarazioni? Vitrotti, la consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Per quanto diciamo esposto prima, ovviamente il Partito Democratico è favorevole. Occorre però a questo punto anche precisare una cosa, che tra l'altro ho esplicitato nella diciamo, descrizione della mozione rispetto ai fondi che sono stati impegnati. Resta il fatto che ad oggi non abbiamo alcuna certezza che quei fondi vengano destinati e non siano diciamo, danneggiati i centri antiviolenza. È questo il punto, che è un punto tutto politico. O c'è una scelta e c'è una volontà politica di farle le cose, al di là di quello che le questioni burocratiche e amministrative ci dicono, allora questo è il segnale che va dato. Prendiamo atto che diciamo, al di là di quanto viene letto, diciamo, questo ancora non emerge e purtroppo, dico io, non emergerà, perché la situazione in Campidoglio, non avendo un assessore al bilancio, diciamo, non la possiamo definire noi da qui. Pertanto diciamo, il problema ad oggi dal nostro punto di vista rimane. L'impegno comunque, ringrazio per questo anche le altre forze di opposizione, è che il Municipio Settimo ancora una volta dimostra una sensibilità in questo e ringrazio il collega consigliere, perché appunto faceva riferimento al servizio che è stato aperto sugli uomini maltrattanti qui, un grande lavoro fatto durante la scorsa consigliatura, è un servizio che viene tra l'altro fatto in una parte periferica del nostro municipio, nella zona di via della stazione Ciampino a Morena, e credo che questa è la direzione, e forse su questo dovremmo ragionare, quindi su quello che facciamo nel nostro prossimo futuro, anche dando un segnale politico su come veramente vogliamo intervenire ed agire, al di là dei programmi, delle chiacchiere e delle belle parole, su come vogliamo agire rispetto ad un tema che purtroppo coinvolge tutti noi, dal primo all'ultimo, dentro e fuori quest'Aula. Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi, procediamo con la votazione. Sì, mi dicono che ancora per qualche volta la votazione sarà con nominativo, perché ancora non hanno imparato ad associare nomi a volti, ed è normale, siamo tanti e nuovi. E poi se è possibile mantenere i posti in maniera tale che noi prepariamo le votazioni con i posti assegnati. Sì, i posti sono questi. I posti sono questi. Quindi noi prepariamo lo stampato in maniera tale che impariamo meglio. Sì. Ok. Allora procedo. Vabbè, andiamo per nominale e poi se stabilite questi noi impariremo posto, viso e nome. Ecco. Grazie. All'avviso favorevole. Ecco, contrario. Ariano. Candigliota. De Chiara. Giannone. Guido. Gunnella. La Zazzera. Lazzari. Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Triputi, Zitoli, contraria. Giuliano, Carlone, Cerconi, no, è assente, Cerconi. Ciancio, Biondo, Vitrotti, Toti, Stelitano. Respinta, sì, con 15 e 7. Respinta con 15 voti contrari e 7 voti respinta. Il risultato della votazione è 15 contrari, 15 voti contrari e 7 favorevoli. La mozione viene respinta. Proseguiamo,
Proseguiamo col secondo punto all'ordine dei lavori. La mozione a firma dei consiglieri Lazzari, Lazzazzera, Tripputi, avente ad oggetto i centri contro la violenza in genere di Roma. Sì, il primo firmatario ha la parola, consigliere Lazzari. Grazie Presidente. Il nostro gruppo consigliare ha voluto presentare questa mozione non per dare un segnale di contrasto con l'opposizione, ma soltanto per precisare alcune cose che purtroppo non derivano dalla nostra volontà per quanto riguarda i fondi stanziati e le risorse che possono essere trovate nel bilancio capitolino. Purtroppo la precedente amministrazione commissariale ha determinato una situazione di fatto, quindi non controvertibile, per quanto riguarda questa situazione, innanzitutto sbagliando la comunicazione dei bandi nei confronti dell'associazione che ne facevano richiesta, e dopodiché anche per quanto riguarda quello che concerne la nuova normativa dell'anticorruzione, dell'autorità di anticorruzione nei confronti degli appalti comunali o municipali o quello che sia. Quindi questa mozione che noi abbiamo presentato era soltanto per dare una precisazione, ma anche dare un segnale di volontà di approvare questa politica nei confronti della violenza sulle donne. Già l'ha detto il mio collega Principato, per quanto riguarda la volontà di istituire addirittura dei percorsi formativi nei confronti sia delle nuove generazioni sia della popolazione esistente sul nostro municipio. Quindi non è una contrarietà sostanziale sul tema, ma è soltanto purtroppo una precisazione che dobbiamo dare per far capire la nostra volontà di propositiva e non oppositiva al tema. Quindi la nostra mozione, che è stata presentata successivamente, in pratica fa delle considerazioni dando notizia che non è stato tagliato alcun fondo destinato ai centri di violenza sulle donne da questa amministrazione. Ripeto, il Dipartimento Comunicazione non ha ottemperato per tempo a causa dei disguidi tecnici da parte della precedente amministrazione commissariale. Sono tutti dati sostanziali di fatto a cui noi non possiamo opporre neanche un volere politico, perché sono delle iter burocratici, purtroppo amministrativi, che vanno contro questa cosa qui. Quindi considerato premesso questa cosa qua, noi abbiamo preparato questa mozione con l'impegno dato anche alla nostra Presidente e a tutta l'assessore competente, a promuovere l'istituzione di nuovi centri per accogliere e ascoltare le donne rimaste vittime di violenza e, per quanto riguarda la prevenzione, a costituire percorsi informativi ed educativi tesi a convertire la mentalità e gli usi devianti nei rapporti affettivo-relazionali. Quindi la nostra volontà è veramente a favore dei centri antiviolenza e anche della formazione per fare in modo che i centri antiviolenza poi alla fine vengano meno, perché tolta la problematica dobbiamo togliere anche i centri antiviolenza poi alla fine, ecco, questo è il discorso. Per quanto riguarda il servizio SOS Donna H24, è stato escluso dal commissario per una sua concezione che i centri antiviolenza dovessero dare ospitalità alle donne vittime di violenza. Vedendo l'SOS Donna H24 un duplicato del servizio fornito dal Ministero delle Politiche Sociali per quanto riguarda il numero 1522 in collaborazione con il telefono rosa. Quindi questa è la nostra mozione che abbiamo presentato per rafforzare il nostro proposito. Grazie. Grazie consigliere Lazzari, ci sono altri interventi? Benissimo, la consigliera Biondo ha facoltà di parola. Grazie Presidente.
Sì, veramente solo per precisare un paio di cose rispetto alla mozione presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle. Proprio perché stiamo discutendo di un tema che abbiamo capito ed è, diciamo, questa la cosa più importante alla fine di questa giornata, che è un tema caro a tutti in quest'Aula, e questa è, appunto, è la cosa più importante. Però ecco, io credo che ciò che interessa ai cittadini fuori da qui non siano, diciamo, le premesse delle mozioni che i vari gruppi consigliari presentano, ma ciò che questa istituzione si impegna a fare. E quindi non, diciamo, condivido la premessa del consigliere che ha presentato la mozione, perché credo che, se è vero come è vero quanto ha detto il consigliere Giuliano e la consigliera Vitrotti, ovvero che si è provato in capigruppo a presentare un'unica mozione oggi, ecco, forse avremmo dovuto fare uno sforzo in più per arrivare in quest'Aula con un unico documento, perché se c'erano delle imprecisioni nella mozione del Partito Democratico c'erano tutte le condizioni per poterle modificare. E credo che invece ciò che noi stiamo oggi qui discutendo non è di chi è la colpa, chi ha tagliato, come vedo nella mozione del Movimento 5 Stelle, in cui si precisa che non è stato un taglio dovuto a questa amministrazione ma dal Dipartimento Comunicazione. Ecco, mi piacerebbe che il tema che noi affrontiamo qui dentro non è, diciamo, a chi attribuire le colpe e le responsabilità rispetto al taglio dei servizi, ma che ci preoccupassimo di dare delle risposte ai cittadini rispetto al taglio del servizio, come succede per i centri antiviolenza, come sta succedendo in questi giorni per le corse degli autobus, che in questo municipio sono 196 ad essere state tagliate, ed è un tema che dovremo prima o poi discutere, come succede al servizio giardini, perché come tutti sanno in questo municipio in questi giorni ci sono tantissime rami che sono caduti per i temporali della scorsa settimana e che ancora non sono stati raccolti, e ci è stato risposto, quando abbiamo fatto, diciamo, una richiesta, che ci vorranno almeno 3 o 4 mesi. Ecco, io ripeto, vorrei che non discutessimo qui di chi è la colpa, se è la colpa è del sindaco, dell'amministrazione del municipio, del dipartimento, tal dei tali, ma che invece ci preoccupassimo di trovare delle soluzioni per garantire, diciamo, i servizi ai cittadini. Grazie. Ci sono altri interventi? Il consigliere Guido ha facoltà di parola. Grazie Presidente. Pur condividendo le finalità dell'argomento, che è molto importante a livello territoriale e non solo, io ho preso la parola solo per fare una precisazione, e cioè che in capigruppo la volontà del gruppo 5 Stelle era per l'appunto quella di arrivare a un unico provvedimento sui centri antiviolenza, tanto che la calendarizzazione proposta dalla Presidente del Consiglio, che oggi è qui presente, ha affermato, anzi ha chiesto a tutti i capigruppo presenti come si ci volesse muovere. Dal punto di vista del Movimento 5 Stelle non c'era nessuna causa ostativa a questo scopo. Quando poi si è chiesto alla capigruppo del Partito Democratico, Valeria Vitrotti, cosa preferisse fare, cioè se convergere entrambi poi in commissione, magari con lavori di commissione, quindi di fatto visto che era anche prima firmataria della mozione, si poteva anche ritirare, questo è un fatto di regolamento, e la consigliera Vitrotti ha detto che per lei non c'erano problemi, che si potevano votare entrambe nel consiglio, cioè della seduta, questa seduta. E avrà modo di rispondere adesso. Pertanto io condivido la volontà di lavorare insieme, eccetera, ma è quello che per l'appunto è stato proposto, cioè soltanto che è stato deciso poi cioè proprio all'interno della capigruppo cosa fare, cioè andare in consiglio per discuterle e votarle entrambe. Grazie. Ci sono interventi? Consigliera Vitrotti. Io non posso intervenire. Però al di là di questo,
inserito a Via di Grotta Perfetta aveva anche ospitalità. E ripeto, fu una ferita importante per questo municipio, perché tante donne che per 10 anni sono state seguite e avevano qui, diciamo, un loro punto di riferimento, hanno subito, diciamo, una rottura e hanno dovuto ricostruire il rapporto al di là, diciamo, del contesto territoriale, ma in una nuova struttura. Quindi, poi le valutazioni che ha fatto la gestione commissariale rimangono della gestione commissariale. Oggi abbiamo un'amministrazione democraticamente eletta con grande consenso, uno ci si aspetta che passa la fase commissariale perché è chiusa e definitivamente finita, e quindi si agisce, diciamo, con delle scelte di carattere politico, ripeto. Quindi al di là di questo, e anche per esempio, diciamo, uno spunto magari potrebbe essere utile, come dicevo anche prima, i percorsi formativi ed educativi che possono ovviamente interessare le scuole, che possono coinvolgere anche la cittadinanza tutta, anche le persone, diciamo, le diverse fasce d'età e di genere diverso, perché non è solo un problema delle donne, ma giustamente qualcuno prima ha detto è un problema di tutti. Ci sono importanti bandi che sta facendo per esempio l'amministrazione regionale di Nicola Zingaretti, per quale aperto potrebbe dare anche un'occhiatina, e il municipio potrebbe essere interessato magari e farli proprio e magari avviare una discussione su questo. L'ultima precisazione, mi dispiace, diciamo, che si scenda un po', diciamo, nell'invenzione e nella fantasia. La mia disponibilità a convergere su un testo unico era stata data, avevamo avuto la condizione perché le mozioni non potevano passare in commissione, tant'è che gentilmente la Presidente del Consiglio si è fatta carico di fare una telefonata davanti a tutti, impegnando il Presidente della Commissione Affari Sociali a portarla in Consiglio e discuterla, così da arrivare ad una discussione. Questo non è stato possibile, quindi non potevamo di certo scegliere il capigruppo se convergere su una sola, ma dovevamo ovviamente fare una discussione di carattere politico. Le regole sono quelle del regolamento e quindi possiamo fare, benissimo, ce le possiamo inventare, e quindi si è venuti in aula con una discussione separata. Aggiungo che se veramente ci fosse stata questa volontà, la Commissione Affari Sociali, che almeno risulta neanche convocata questa settimana, si poteva riunire e poteva mettere questo punto all'ordine del giorno. Sarebbe stato l'ennesimo segnale che la volontà di questo municipio, non solo guardando la città di Firenze, ma guardando anche a quello che sta succedendo sui servizi sociali in generale, dove io non sono serena per niente, aggiungo, non sono serena per niente, perché non ho avuto alcuna rassicurazione che i servizi sociali sono coperti, come sono coperti, non ho avuto alcuna rassicurazione su come noi stiamo ragionando sui servizi sociali, che ricordava bene l'assessore al bilancio durante l'ultima commissione, è l'80% del nostro bilancio, sono servizi essenziali, e non ho ancora capito per cosa questa giunta sta facendo rispetto a questo. Ho chiesto in Presidenza Affari Sociali l'audizione della commissione dell'assessore competente, di tutta risposta ovviamente la commissione questa settimana non viene convocata. Mi dispiace veramente fare polemica, però veramente quando poi si va sulla fantasia e sull'invenzione, questo veramente non si può proporre. Se non ci sono altri interventi, vorrei intervenire io, che poi interverrà anche il consigliere Toti, perché anche Giuliano, perché per onestà intellettuale va raccontato tutto quello che accade in conferenza dei presidenti dei gruppi consigliari. È stato detto da regolamento, perché non è fantasia, sta sul regolamento, che il firmatario della mozione può ritirarla, perché è vero che non può, e l'ufficio consiglio può confermare, passare in commissione senza che il firmatario l'abbia ritirata, senza che il firmatario, perché bisogna dire, perché sennò si dice che ragioniamo di fantasia, c'erano anche presenti gli altri presidenti dei gruppi consigliari, quindi io immagino che per onestà intellettuale poi interverranno e diranno. È stato detto che le due mozioni non potevano passare in commissione in quanto mozione, ma se c'è la volontà dei firmatari a ritirarla e a lavorarla in commissione, si può fare. Il Movimento 5 Stelle è quello che ha proposto questo subito, all'inizio della presentazione delle due mozioni. Io, proprio la mia
nel mio ruolo di decisionale sulla calendarizzazione, questo ho detto, ci sono due mozioni sullo stesso argomento, vogliamo ritirarle e portarle sul tavolo della Commissione, perché è chiaro che questo tema è sentito da tutti. La risposta non è stata questa, la risposta è stata vediamo se possono passare nelle commissioni così, telefonato all'ufficio consiglio, abbiamo ricevuto la risposta che le commissioni non potevano accettare le mozioni, andavano ritirate, noi eravamo pronti a ritirarla, questo non è avvenuto. Consigliera Vedrotti, questo è anche a verbale della riunione della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, quindi quando si vogliono fare precisazioni io ci terrei che venissero fatte in maniera consapevole, perché non si può passare ai cittadini l'idea che il 5 Stelle è sempre contro tutto e contro tutti, quando il 5 Stelle è stato aperto subito all'inizio a una discussione sui tavoli di lavoro e a portarli in commissione subito, e questo sarebbe stato il primo punto all'ordine del giorno della commissione di competenza. Per quanto riguarda poi le sue incertezze, no, su quello che il municipio sta facendo, sui centri, sulla situazione politica e sociale, mi dispiace che non abbia accolto né forse compreso, dovevamo essere più chiari, non so, ma abbiamo qui oggi l'assessore al bilancio e abbiamo anche l'assessore alle politiche sociali che possono intervenire. È stato detto chiaramente in commissione bilancio che tutti gli interventi sulle politiche sociali sono coperti. Il bilancio è pubblico, lo potete chiedere, e l'assessore qui presente ha dato disponibilità affinché chiunque fosse interessato ne possa discutere tranquillamente con lui, perché la sua porta è aperta. Sempre, chiunque vuole avere informazioni può rivolgersi agli uffici competenti e all'assessore. Il bilancio è pubblico e informazioni possono essere date in qualsiasi momento. Grazie. La parola adesso al consigliere Toti, che aveva richiesto un intervento. Sì, io penso che di fronte a questo problema, io l'ho già detto in precedenza, non si può andare con un consiglio spaccato. Praticamente con due mozioni, la richiesta che noi avevamo fatto in capogruppo era quella appunto dell'unificazione. Io penso che senz'altro si possa andare a una sospensione del Consiglio, ci vediamo come capogruppo, convochiamo quello che dobbiamo convocare, però da questa istituzione, di fronte ai cittadini, andare su un tema così importante, spaccati, anche se noi come gruppo eravamo disponibili a votare senz'altro tutte e due a favore, perché chiaramente rispetto al problema della lotta contro la violenza non si può vedere un discorso di premessa, ma si deve vedere la sostanza del problema, e noi rispetto a questo siamo assolutamente per la mobilitazione rispetto alla violenza nei confronti delle donne, all'istituzione appunto di case famiglie e di quello che riusciamo ad ottenere. Comunque, ecco, la richiesta mia è quella di sospensione del Consiglio e di unificazione delle due mozioni. Una piccola precisazione prima di proseguire con gli interventi: mi fanno notare dall'ufficio Consiglio che una mozione respinta non può essere, ormai è respinta. Quindi si può concordare però un nuovo testo. Dunque, gli interventi, il prossimo a intervenire è il consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Colleghi, infatti ecco, il capogruppo Toti mi ha preceduto, ovviamente una mozione è andata, quindi c'è l'altro testo, e anche noi Fratelli d'Italia ovviamente siamo concordi in una sospensione, perché se c'è stata una volontà da parte di entrambi i gruppi di, come si dice, di provare a mettere insieme un testo unico, è normale che adesso se si è creata questa confusione, però si capisce, si intuisce che la volontà è la stessa. Io penso che una sospensione, consigliere Toti, una sospensione
anche se ovviamente non risolutiva, ma penso che renda merito a incontrarci un attimo come capigruppo e a capire quale possa essere la situazione finale sull'unica mozione rimasta ancora da votare. E la disponibilità da parte di Fratelli d'Italia è massima. È vero che comunque c'è stata questa confusione nella capigruppo, nel senso che c'era la volontà, non si potevano portare le mozioni, eccetera, eccetera. Non ho visto, però devo dire la verità, da parte né del PD né del 5 Stelle un cattivo posizionamento, c'era una tranquillità in questo senso. Mi dispiace che adesso questa cosa non si sia avverata su un argomento come questo, perché se poi ci fosse un argomento ovviamente dove ci dividiamo, per l'amor di Dio, ognuno rimane della propria posizione e porta avanti le proprie idee, ma su questo mi sembra un pochino diciamo riduttivo uscirne, come diceva il collega, divisi. Quindi chiedo alla Presidente se si può avere appunto una sospensione. Vorrei terminare gli interventi. Dopo il consigliere Giuliano si era iscritta a parlare l'assessore Mammì. Ha facoltà di parola. Ah, devo tenere premuto? Ok. Non funziona. Ah, funziona? Ok. Grazie Presidente, buongiorno consiglieri. Sì, scusate, perché ho paura che non si sente. Ok, perfetto. Allora, volevo intanto scusarmi per non aver potuto partecipare alla precedente commissione, però purtroppo, mi sentite? Purtroppo impegni improrogabili mi hanno impedito di partecipare. Mercoledì purtroppo anche se convocherete o non convocherete commissione politiche e sociali, non potrò partecipare perché avrò un incontro con tutta il personale dell'area socioeducativa, e quindi già stabilito da un mese a questa parte. Però sarà mia premura e cura partecipare al più presto alla prima commissione utile. E volevo dire che l'impegno di questa giunta sui servizi sociali è costante e di certo non stiamo trascurando nulla. Tanto che per quanto riguarda la mozione che avete presentato oggi, sia voi che anche il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, io da parte mia come assessore ho fatto una richiesta al dirigente dell'area socioeducativa per avere appunto contezza della situazione su questo territorio rispetto alla violenza di genere, quindi quanti utenti, quante donne abbiamo in carico, quante sono seguite dai nostri servizi sociali, in quali strutture, com'è l'andamento del servizio. Come avrò questi dati sarà mia premura partecipare ad una commissione, spero convocata sul tema, e poter appunto aggiornarvi e ragionare insieme, maggioranza e opposizione, su come appunto procedere. Fermo restando appunto che gli intenti sono quelli illustrati da voi nelle mozioni. Poi per quanto riguarda la questione del bilancio, io credo che io ho fatto una consigliatura. In tutte le consigliature penso che anche l'opposizione, la maggioranza no, ma l'opposizione non sia la prima, non tutti i consiglieri siano la prima consigliatura, alcuni vengono da altre precedenti diciamo consigliature, quindi non mi sembra che negli anni precedenti a settembre ci sia arrivati alla copertura dei servizi. Questo però non vuol dire che non ci arriveremo. Noi abbiamo già inviato insieme con l'assessore commisso diciamo le richieste per andare a coprire i servizi. Non tutti i servizi necessitano di una copertura, alcuni arriviamo tranquillamente a dicembre, per quelli che non arriviamo abbiamo già inoltrato richiesta da mesi. Quindi poi per ogni dubbio e ogni cosa potete venire, perché la nostra porta è sempre aperta. Detto questo, lascio la parola e prosegue il consiglio, insomma, grazie. Sì. L'ultimo intervento dell'assessore commisso e poi credo che dovremo decidere se la seduta va sospesa. Ah, c'è un altro intervento del consigliere Ciancio. Ce ne sono altri, così capiamo? Voglio capire, lei scrive prima l'intervento durante la discussione, se magari il consigliere Carloni decide di intervenire, può intervenire, o li dobbiamo...
Quelli loro erano già stati iscritti, ce l'ho sul foglio. No, assolutamente. Per quanto mi riguarda ho chiesto assolutamente, sto seguendo il regolamento. Bene, e allora seguiamo bene il regolamento, nel senso che questa è una... Io la ringrazio che mi fa parlare e naturalmente volevo tranquillizzare i consiglieri pentastellati che hanno avuto tanta premura di essere propulsivi nella passata consigliatura e sentirmi dire dopo un mandato da volontario per questa... pezzo di città che è di 300 disperi abitanti, mi sarei aspettato che il mese di luglio qualcuno fosse rimasto qua per valutare quello che stava succedendo, anche questa situazione che il PD l'ha consegnata prima delle ferie. E io nel consiglio in cui sono state attribuite le competenze agli assessori mi sono permesso fuori dal sacco di dire guardate c'è necessità di seguire quello che sta succedendo nel pregresso e avviarlo a settembre per andare tranquilli su alcuni servizi essenziali. Questo non è stato possibile. Cioè, io dico, c'è una spinta propulsiva di un movimento che vuole emergere, poi rispetto a tutto quello che è l'iter procedurale di quello che è stato avviato, sì, facciamo una paritetica risoluzione per dire ci mettiamo il cappello a settembre, il 2 settembre. Beh, si poteva fare prima. Si poteva fare una commissione prima, perché le commissioni tutto il mese di fino al 5 agosto siamo stati qua. Capigruppo, io ho ribadito, come mai non si fanno le commissioni? No, perché si è deciso. Chi si è deciso? Ma io, come dire, ho accolto con piacere il fatto che dell'amministrazione capitolina qualcuno non è andato magari ai Caraibi, ma è rimasto a Roma per visionare e controllare quello che succedeva, ahimè. Sì, sto dicendo proprio a voi. E beh, allora i tavoli istituzionali devono essere il luogo... Per favore, non si può intervenire durante un intervento di un altro consigliere, per favore. Cioè, non è, i tavoli istituzionali sono i tavoli in cui si decide, si parla e si discute. Ora, il regolamento, rispetto a due mozioni, non prevede quello che stiamo cercando di recuperare adesso. Addirittura il PD, ve lo voglio dire anticipatamente, preoccupati rispetto a quello che può succedere ai cittadini, è disponibile anche a votare alla fine la vostra risoluzione, perché bisogna votarlo un atto, perché per fare le cose bisogna votare gli atti subito, come bisognava decidere e avviare gli appalti per le scuole quando lo dissi nella commissione, nel consiglio di luglio, l'ultimo consiglio. Ci ritroviamo a mettere insieme Cozza e Capretti, cosa che non vanno d'accordo, due appalti che non possono camminare insieme. I servizi igienici andavano fatti nel mese di agosto, quando le scuole sono ferme. Il presidente, che è stato un assiduo frequentatore della commissione scuola, lo sa il lavoro che abbiamo fatto. Adesso si ritrova a rincorrere quello che non si può fare. Grazie. Movimento 5 Stelle, per quello che state facendo. Grazie, io vi ringrazio perché abbiamo l'opportunità di dire che noi non siamo professionisti della politica come qualche presidente ci ha definito. Io sono un volontario e anche i miei colleghi sono un volontario che presto servizio per la collettività e sono eletto da una miriade di cittadini che dicono facciamo le cose. Se vi volete fermare non è questo il momento con una risoluzione copiata, ma era col dire... mi riferisco alla capigruppo, dire sì, facciamo subito una risoluzione e convochiamo la commissione, perché su alcuni atti il Movimento 5 Stelle, che non erano né rossi né gialli, li ha votati, altri non li ha votati, perché non si vuole mescolare insieme ad alcuni atti non chiari. Ma voglio di fare a chiarezza pure l'ANAV, l'anticorruzione rispetto agli atti, ma per tutti, non solo per una parte, per tutti. Quindi io sul fatto che dobbiamo fare un'interruzione per decidere o recuperare alla fine il Movimento 5 Stelle porta a casa una risoluzione fatta tardivamente, non è una cosa che può andare bene. Cioè preferisco votare un atto fatto tardivamente, ma che vedremo dove arriverà in porto, cosa porterà in porto, anziché fare una mescolanza che avete sempre rifiutato. Grazie, rispedisco per quanto mi riguarda al mittente quello che avete suggerito sinora. Grazie consigliere Ciancio, mi ero iscritta anch'io, avevo alzato la mano. Vorrei per una... chi c'era? C'era qualcun altro?
5 secondi allora inizio. Perché quando... Sì. No, io intervengo soltanto per precisare sotto il profilo tecnico alcune questioni che sono state poste all'attenzione a margine dell'intervento della consigliera Vitrotti in merito alla copertura dei servizi essenziali sociali. Il bilancio che, come ho già spiegato in commissione, che noi troviamo al municipio è un bilancio derivato ed è basato sulla programmazione fatta in precedenza. Quando io sono arrivato a luglio ho preso il bilancio in mano e già emergeva una precedenza, una programmazione carente sotto il profilo dei servizi assistenziali anche essenziali. Di una copertura. Sotto il profilo politico, sotto il profilo tecnico, oltre a visionare e a chiedere anche come sono stati spesi i soldi, abbiamo proceduto e stiamo procedendo ad oggi a preparare una richiesta di assestamento per arrivare alla copertura totale dei servizi e confido che ci sarà. Per quanto riguarda invece l'intervento del... quindi spero che la consigliera Vitrotti abbia ascoltato quello che ho specificato. Consigliera Vitrotti, scusi, si sta rivolgendo a lei. No, spero che no, tanto per chiarire. Chiarisco anche l'intervento in merito agli appalti delle scuole effettuato dal consigliere Ciancio, che diceva che non possono essere mischiati appalti perché le scuole sono state chiuse. Appena siamo entrati, io ho visionato subito gli appalti in essere. L'appalto in merito all'intervento sui 14 bagni di cui si fa riferimento il consigliere Ciancio era già stato affidato. C'erano stati dei problemi amministrativi burocratici che non competono all'amministrazione, figuriamoci se possiamo intervenire su problemi amministrativi burocratici, e quindi i ritardi erano imputabili a dei ricorsi effettuati dalle società che non erano risultate vincitrici, quindi più di quello noi non potevamo fare. Gli appalti ci sono, partiranno, quindi tutto qua. No, era solo per una, senza polemica assolutamente, era solo per precisare sotto il profilo tecnico, basta, grazie. Allora, sono tutti favorevoli alla sospensione? Benissimo, dopo ringrazio l'ufficio consiglio che mi ricorda con l'esperienza che ha anche come bisogna procedere. Io ancora sono inesperta, lo dico, sto studiando e piano piano mi impadronirò anche della materia. Sì, bisogna esprimersi sulla decisione di voler sospendere o meno questo consiglio, visto che siamo diciamo tutti intenzionati a lavorare su questo tema che è caro a tutti, contrariamente a quello che viene detto, è caro a tutti. Quindi vorrei capire le vostre intenzioni e procedere ad una votazione in tal senso. Oppure tutti favorevoli? Contrario lo manifesto. Sì, forse è più semplice capire chi è contrario per alzata di mano. Richiamo il regolamento, per favore. Posso? Grazie Presidente. No, io voglio dire all'ufficio consiglio, stiamo in dichiarazione di voto, non si può fare più niente. Signora Amato, dottoressa Amato, sì. Ci segua. Certo. Stiamo in dichiarazione di voto, abbiamo fatto la dichiarazione di voto. Quella è stata già respinta ed è stata votata, adesso non siamo in dichiarazione di voto, siamo in decisione se... Diciamo che siamo ancora nella discussione e dobbiamo cercare di capire se siamo tutti concordi ad una sospensione della seduta del Consiglio per lavorare insieme su queste due mozioni. Nessuno alza la mano? Nessuno è contrario? Se nessuno è contrario, il Consiglio è sospeso. Grazie. Il Consiglio è riaperto. Inizierei facendo un rapido riassunto di quanto è stato deciso nella conferenza dei gruppi, dei presidenti dei gruppi consiliari. La decisione che abbiamo preso tutti all'unanimità è proporre ai firmatari della mozione a nome del gruppo Movimento 5 Stelle, che sono Lazzari, La Zazzera e Triputi, di ritirare la mozione presentata con la volontà
di andare nella prima commissione utile e calendarizzare l'argomento per la preparazione di un testo unico. L'interesse all'argomento è stato esplicitato da tutti i gruppi consiliari e ci sembra anche più giusto che non siano solamente il PD o il Movimento 5 Stelle che hanno dichiarato di avere a cuore questo argomento a contribuire. È giusto che ci siano i contributi, proprio perché il tema è sentito da tutti, lo abbiamo capito dai precedenti interventi, ci siano i contributi anche degli altri gruppi, di Fratelli d'Italia. Anche il consigliere Toti si è espresso in merito e ha detto che appunto l'argomento è, diciamo, molto valido per lui da discutere e avrebbe dei contributi che vorrebbe portare. Quindi ci sembra giusto dover recepire i contributi di tutti e di portare quanto prima l'argomento in commissione per la stesura di un atto unico. Quindi chiedo ai tre firmatari, la Zazzera e Triputi, se sono d'accordo nel ritirare l'atto già presentato per procedere invece alla stesura di un atto che sia unanime, di contenuto condiviso con tutti gli altri gruppi consiliari. I consiglieri concordano? Sì, concordiamo e siamo favorevolmente disposti a discutere di queste cose in commissione, perché l'argomento è veramente importante e premente, urgente. Grazie. Benissimo, concluso questo punto e ritirata la mozione in oggetto, possiamo passare al terzo punto dell'ordine del giorno. La mozione a firma dei consiglieri Vitrotti, Stelitano e Biondo, avente ad oggetto SPRAR a Roma. Concedo la parola quindi alla prima firmataria della mozione in oggetto. Sì, grazie Presidente. Colleghi consiglieri, l'oggetto di questa mozione è il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, che ha, diciamo, delle caratteristiche precise, perché a differenza degli altri sistemi di accoglienza guarda molto di più alla rete tra gli enti locali e viene definito per questo anche un sistema, diciamo così, di seconda accoglienza, in realtà perché questo prevede, attraverso, diciamo, una anche robusta discussione e concertazione tra tutte le parti in causa, in particolare gli enti locali, in particolare i presidenti, i governatori delle regioni, cercare, diciamo, delle sintesi appropriate affinché si possa avere una dignitosa accoglienza sul nostro territorio nazionale. Non sto qui a dire quanto questo tema in questo momento sia tanto più urgente, perché conosciamo i numeri che riguardano il numero di richiedenti asilo e di rifugiati che continuano ad aumentare giorno per giorno e purtroppo sotto i nostri occhi, anche l'estate che si sta chiudendo, quindi nei mesi scorsi, abbiamo di nuovo visto che purtroppo il sistema di accoglienza nelle città italiane in generale, al di là del grido di allarme che lanciano alcune regioni e alcune città, in particolare ce n'è oggi di nuovo questo allarme lanciato da Liguria, Veneto e Lombardia, dove ovviamente sono, diciamo, in una situazione che loro definiscono appunto al collasso. Però al di là di questo, diciamo, ci sono delle nuove modalità che riguardano il sistema di accoglienza e in una conferenza che si è riunita il 28 luglio scorso, una conferenza unificata a Stato-Regioni, che ha discusso il decreto ministeriale che prevede appunto l'adesione all'accoglienza dei migranti attraverso il progetto SPRAR. C'è da dire che, a differenza degli altri anni, questo non è più un sistema che si procede a bando, e quindi non verranno più emanati bandi, ma si valuteranno i progetti che ogni comune, che ogni ente locale presenterà, e diciamo, i comuni che accetteranno questo tipo di accoglienza avranno delle agevolazioni, definiti proprio come bonus, che
diciamo, è auspicabile, hanno diciamo, quasi l'indicazione netta di spendere sul sociale e diciamo, la rassicurazione, che è un po' l'allarme e un po' quello che la città di Roma in realtà già accoglie in sé, che chi appunto presenta un progetto SPRAR non si troverà diciamo, dei grandi centri prefettizi sul proprio territorio. C'è, tra l'altro è anche rintracciabile sul sito, c'è proprio un parere sullo schema di decreto del Ministero presentato il 3 agosto proprio a seguito della conferenza Stato-Regioni, dove in realtà diciamo, le regioni presenti e le province autonome dicono sostanzialmente avremmo avuto bisogno di più tempo, però apprezziamo il nuovo sistema di logica che ci è stato proposto dal Ministero e diciamo c'è un impegno apprezzabile sul superamento del precedente sistema appunto definito a bando e il passaggio ad un sistema molto più fluido, quindi che rende anche gli enti locali più partecipi rispetto alle decisioni da prendere. Quindi auspicano e sottolineano che c'è stata e ci sarà anche in seguito una continua discussione per le modifiche e per le varie criticità che verranno riscontrate, che sono concordate con il governo che appunto ha previsto questo nuovo schema. Fatta questa premessa e diciamo non nascondendoci dietro al fatto che anche negli anni passati abbiamo vissuto su questo territorio anche dei momenti di instabilità sociale rispetto a questo, era arrivata diciamo, la notizia che poteva arrivare nel nostro territorio un consistente numero di rifugiati, tra l'altro già presente, come sapete, nel nostro territorio, tra l'altro dislocato in una situazione, era nell'area di Cinecittà Est, quindi in un posto tra l'altro dove già insiste un piccolo medio insediamento abusivo. Questo ovviamente aveva generato all'interno della popolazione un allarme anche robusto, mi ricordo un'assemblea pubblica molto difficile in cui però insomma, diciamo, noi tutti in consiglio anche ci siamo sentiti di respingere, di chiedere al Comune di Roma di fermare diciamo, una possibile misura di questo tipo, proprio perché questo municipio non aveva né le risorse economiche né umane né tantomeno era stato mai interpellato sulla dislocazione che era stata eventualmente scelta, anche se questo passava per un privato che aveva dato la propria disponibilità ad accogliere. Questo per dire che in mancanza di un continuo, di una continua interlocuzione, di una comunicazione che è sempre auspicabile in questo caso, si creano diciamo, dei casi in cui c'è una frattura e quindi quello che purtroppo i municipi si trovano ad affrontare è il punto di caduta, cioè la scelta che viene presa da qualche altra parte. Sarebbe opportuno in questo caso a tanto più fare un ragionamento in termini di decentramento, perché non solo sarebbe auspicabile in questo modo mettere il municipio, l'assessorato competente, la presidenza, insomma, si può decidere la forma, ma quello che conta diciamo, è la sostanza e il metodo, cioè cercare di creare una sinergia anche con il Ministero. Diciamo, in quella fase commissariale c'era un tavolo con tutte le forze di ordine pubblico che era presente tra l'altro su ogni municipio e venne diverse volte anche l'allora Gabrielli a dire quali erano le diverse criticità presenti su questo municipio, ma comunque dava all'ente locale la possibilità di dire attenzione qui sì, qui no, ci siamo in una situazione di difficoltà, troviamo le soluzioni per superarlo insieme. Ovviamente critica resta a questo punto l'assistenza sanitaria, che è una delle prime cose che si tende a fornire nel momento in cui c'è purtroppo l'emergenza che tutti conosciamo e che purtroppo la situazione continua a mostrare. E quindi ricordiamo purtroppo i casi che sono avvenuti a Sette Camini, a Tor Sapienza, alla Romanina, a Casale San Nicola, a Ostia, però contestualmente, vista diciamo, anche l'apprezzamento che c'è stato, che è emerso dalla conferenza Stato-Regioni che c'è pubblica insomma, il 3 agosto il proprio parere, il Consiglio del Municipio VII chiede sostanzialmente alla Presidenza di impegnarsi affinché chieda al Sindaco di Roma di capire se il Comune di Roma è interessato a partecipare e a presentare progetti, tra l'altro anche ad attivarsi affinché quei bonus che sono previsti vengano anche dati ai municipi, dove potrebbero in termini proprio di accoglienza cercare di lavorare per progetti di inserimento lavorativo rivolto proprio alla popolazione presente e anche per
pensare ad una riqualificazione urbana, cioè evitando quei piccoli diciamo anche stanziamenti e anche quegli insediamenti che purtroppo spontaneamente nascono, procedere all'istituzione di un tavolo che metta prefettura, comune, municipio, terzo settore, che è sempre presente all'interno delle discussioni anche a livello nazionale rispetto a questo, l'associazionismo cittadino per un sistema diffuso di accoglienza che non penalizzi un territorio rispetto ad un altro. Così come dicevo prima, come è avvenuto e stava avvenendo anche su questo municipio, attivare e premiare quei progetti che prevedono forme innovative di integrazione sociolavorativa. Ci siamo, diciamo così, permessi anche di inserire alcuni esempi, piccoli comuni, ma che comunque danno il senso di quello di come sta reagendo anche la popolazione italiana rispetto ad un tema così essenziale come il comune di Arnesano, che si trova nell'Eccese, dove i fruitori dei progetti SPRAR sono stati coinvolti insieme alla cittadinanza locale in attività di cura e manutenzione della città, Caltanissetta, dove si insegna la lingua inglese al corpo dei vigili urbani, e infine Capua, dove sono stati coinvolti i laboratori di restauro e tutela di mobilio comunale e di beni culturali, la cittadinanza interessata. Con questo spirito, diciamo, si potrebbe pensare ad una città di Roma non solo più accogliente, ma che praticamente torni a fare qualcosa e mostri, diciamo, il suo lato più pratico, piuttosto che lo slogan una Roma solidale, una Roma aperta, perché abbiamo capito che probabilmente un sistema di questo tipo è già collassato, non sta collassando. Un sistema di integrazione vero e di inserimento lavorativo vero è molto complicato se non lo si fa attraverso una discussione vera con l'ente locale, ma anche con la popolazione residente, che troppo spesso si trova in una situazione diciamo di resistenza, perché molto spesso ci sono resistenze rispetto a questo. Con tutto serve, diciamo, anche molta dedizione, molta volontà, molta pazienza. È una, diciamo, una tela che va anche diciamo ricamata con molto con pazienza, però diciamo è uno strumento che viene fornito e quindi che chiediamo di attuare, o se il Comune di Roma ha intenzione di farlo. Grazie. Altri interventi? Ok, il consigliere Lazzari ha facoltà di parola. Grazie Presidente, consiglieri. Abbiamo preso visione della mozione presentata dal Partito Democratico in materia di accoglienza e protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, lo SPRAR appunto. Si vuole premettere riguardo come la realtà, che configura il dramma delle tante persone in cerca di salvezza o di un futuro migliore, spesso a prezzo di lasciare i propri affetti in vista di viaggi di scarsa speranza, sia per il Movimento 5 Stelle un punto di attenzione fondamentale della politica in difesa degli ultimi della società. Avendo dunque analizzato i contenuti e i riferimenti normativi inerenti ai temi della mozione, quale il Fondo per l'asilo e la migrazione e l'integrazione dell'Europa, un fondo che insiste sugli anni dal 2014 al 2020, il regolamento dell'Europa numero 516 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, e quindi emanato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L50 del 20 maggio, è stato istituito in Italia un decreto legislativo del 10/8/2015, numero 142. Dopo la conferenza Stato-Regioni, citata dalla consigliera Vitrotti del 28 luglio 2016, è stato emanato il decreto ministeriale del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, numero 200, del 27 agosto 2016. Dallo studio di questi atti normativi si è rilevato come non siano di fatto previsti bonus e o agevolazioni in disponibilità degli enti locali, bensì dei finanziamenti da chiedere in tale direzione. Addirittura si chiede agli enti locali un cofinanziamento in merito del 5% da attribuire ai progetti che fanno richiesta sul territorio. Grazie Presidente. Altri interventi? Ci sono altri interventi? No. Passiamo quindi alla dichiarazione di voto. Ah, c'è un intervento?
Ok, in ritardo ma lo accettiamo. Consigliere Giuliano, ha facoltà di parola. Allora, grazie Presidente, ero un attimo distratto a leggere la parte diciamo finale della mozione. Beh, al di là degli atti, degli interventi, Stato, Regione, Comune, Nazione, tutto quello che sia, insomma, stiamo cercando di mettere in evidenza il famoso bando SPRAR, che non è di oggi, insomma, nasce già un paio d'anni fa, se qualche anno fa, insomma, e su Roma ha fatto già i suoi danni, nel senso che comunque Roma è quella città ovviamente che ha dovuto sopportare più di tutti l'intervento del richiedente asilo e quindi il discorso, la problematica immigrazione. Questo perché? Perché il buon sindaco Marino si fece portatore sano di questo problema, cercando di equilibrare i suoi, diciamo, come si dice, le sue negatività nei confronti del governo, aprendo e dicendo appunto qui possiamo arrivare anche a più di 2500 persone da accogliere, non ha tenuto conto del fatto che poi nella Roma e soprattutto nelle periferie dove poi sono stati collocati questi immigrati, insomma, le problematiche si sono create non sono di poco conto. Però il sindaco fece la sua bella figura a livello centrale, gli è servito poco perché poi è stato comunque stroncato lo stesso. A noi rimane purtroppo che Roma ha una percentuale altissima. Allora io adesso mi trovo a dover comunque capire come consigliere, quindi come Fratelli d'Italia, a cercare di, ringrazio il PD che ha messo, diciamo, questo argomento in discussione, a capire, dice, ma nonostante tutto stiamo cercando di trovare un modo per poter giustificare questi fondi, perché i bandi sono andati avanti, quindi c'è stato un ulteriore effettuato qualche mese fa e quindi si sta cercando di cambiare il sistema, ma il risultato non cambia, quindi stiamo cercando di localizzare in tutta Italia, nei comuni, nei municipi e anche quindi a Roma, la possibilità di aumentare questo numero, dicendoci che se facciamo anche, cambiando il sistema, i criteri, cioè facciamo un bel progetto, ci danno pure i soldi, chiaro? Ma dove li spendiamo i soldi questi? Col sociale? Ah, allora sai che facciamo? Qui facciamo venire solo il nostro municipio, Narti è 20.000, ci daranno 2 miliardi per il sociale e abbiamo risolto tutti i problemi, no? Relativi alla politica del sociale, che è quello a cui siamo tutti, immagino, no? Siamo tutti vicini a dare contributi a chi sta peggio di noi. Ma questo, no, mi fa venire in mente quando nelle politiche urbanistiche negli anni scorsi c'era un presidente qui che veniva, Medici, persona capace dal punto di vista politico ma paraventa per quanto riguarda il risultato, che diceva sì, qui ci sono troppi centri commerciali, sì è vero, qui troppa cubatura, però arrivano gli oneri e con gli oneri ci facciamo le strade, le illuminazioni, i marciapiedi. Ho capito, ma quanti metri cubi dobbiamo sopportare per avere i soldi? Cioè, c'è un momento in cui non c'è ritorno, ok? Cioè, si arriva al massimo. Allora, al di là dei tecnicismi, io sono uno che parte amministrativa e tecnica la bypasso spesso e volentieri, primo perché non ho sempre le conoscenze in tal senso, ma non è un ruolo che mi aspetta, a me come consigliere e come a voi aspetta il fatto di interpretare, suggerire, provare a dare il proprio contributo e non è che uno deve fare il tuttologo, per cui io mi limito al concetto, quindi io dico se ci troviamo a dare, cioè ad allinearci al fatto che dobbiamo comunque tener conto che dobbiamo sopportare ulteriori bandi, quindi ulteriori percentuali. In più ci viene detto che se facciamo dei bandi, dei progetti, abbiamo anche dei punteggi, anche dei soldi, io penso che è lì che dobbiamo cominciare a capire se la cosa è fattibile o meno. Cioè,
se dobbiamo comunque essere in linea oppure dire la nostra e dire alt, fermatevi perché le periferie sono incazzate, cioè non è che la gente, quindi scendiamo per strada e non lo dico a voi che ci state sempre per strada come dite, no, come, proprio come movimento, ma lo dico un po' a tutti che andiamo a sentire chi si trova vicino a situazioni di questo tipo e certamente non è contento. Ma poi dice sì, però possiamo anche fare altri progetti sociali oppure facciamoli fare integrare nel lavoro. Ma per l'amor di Dio, il lavoro non ce l'abbiamo neanche noi. Cioè abbiamo il problema che non abbiamo lavoro da dare agli italiani, ai romani, eccetera, e noi integriamo, capito, prendendo delle persone che con tutto il rispetto, ma voglio dire, non è che noi stiamo nella bambagia. Per cui io mi trovo un po', e non voglio con queste due battute minimizzare il problema, per l'amor di Dio, però voglio dire c'è un limite, insomma, chi ha fatto degli sbagli e ha eccessivamente esagerato, Marino Docet 2005 passa, io penso che Roma debba dire un attimino basta, fermi, cioè cerchiamo di capire già come poter mantenere questi, che non è poca roba. Dico poi, suggerisco come anche quindi al presidente della commissione che politiche ovviamente sociali, che è un argomento che può portare, ma noi qualche tempo fa abbiamo avuto anche qui in quest'aula il problema che potessero venire un centinaio di immigrati qui all'hotel Cinecittà, c'è stato la cittadinanza qui si è messa in subbuglio, cioè voglio dire non è semplice a dirlo, poi dopo ci siamo noi qui sul territorio e a dire sì o no, ok, o a dare no, o essere favorevoli e contrari. Io ricordo a tutti che poi bisogna metterci la faccia nel dare il proprio consenso o la propria negatività, cioè bisogna essere chiari con la gente, perché dopo sennò qui non si capisce mai. Quando noi abbiamo avuto, faccio un esempio, la Romanina, no, tutta quella cubatura, scarpini eccetera, io che avevo il mio sindaco di maggioranza ho votato contro il sindaco Alemanno, perché ho detto se venite voi qui a dire che va bene mettete la faccia vostra qui, io non ce la metto, perché se non si fanno i servizi, se non si fa la metropolitana io non voto. Cioè questo è per l'esempio molto chiaro, perché poi noi stiamo qui, non è che ci stanno, quelli dall'alto decidono 2005, 2007, 2004, li mandiamo dove gli pare, ok? Poi noi subiamo le pressioni della gente che nei quartieri già non c'hanno decoro, sicurezza, eccetera, e in più ci mettiamo confusione, utilizzo questo termine per non essere la confusione. Quindi io penso, grazie alla collega che mi dice grazie, di aver ricordato tutti gli argomenti, e quindi io penso che qui dobbiamo capire dove arrivare, al di là poi di chi deciderà per noi, perché tanto noi siamo un ente di prossimità, ok? Però perlomeno se dobbiamo fare politica, so che questa cosa al Partito Democratico non è proprio simpatica quello che ho detto, però siccome ci conosciamo e ci raffrontiamo, penso che sia più giusto dirle in un'aula, visto che stiamo facendo politica, che nei corridoi. Grazie. Ha chiesto la possibilità di intervento il consigliere Toti, ha facoltà di parola. Il tema dei rifugiati è chiaramente un tema particolarmente delicato. Chiaramente noi oggi non stiamo parlando di coloro che sono in Italia senza permesso di soggiorno, perché rispetto a questi chiaramente c'è da parte nostra un'intransigenza massima. Stiamo parlando di persone che purtroppo fuggono dalla guerra, perciò si trovano in una situazione disperata e che affluiscono in tutti i paesi europei, fra cui l'Italia. Ma diciamo, perciò, tenendo conto di queste premesse, che non possiamo chiaramente fuggire rispetto a questo tema dicendo soltanto che noi abbiamo tanta gente senza lavoro, siamo in grossa difficoltà come città e come nazione, ma dobbiamo chiaramente pensare nei limiti delle nostre possibilità di dimostrare una Roma accogliente. Ma diciamo rispetto a queste proposte che vengono dal PD, chiaramente non possiamo nasconderci e dire che noi non siamo d'accordo. Chiaramente dobbiamo studiare quello che è
un assorbimento possibile e quella che è poi la situazione del nostro territorio rispetto al tema dei rifugiati. Non possiamo dire assolutamente oggi sì, come non possiamo dire oggi assolutamente no. Io penso che dobbiamo impegnarci fortemente in Commissione Servizi Sociali e studiare con molta forza, con molta determinazione quella che è per noi la possibilità di accoglienza, se c'è la possibilità di accoglienza, nel nostro territorio per evitare chiaramente tensioni sociali che potrebbero chiaramente esserci nel territorio del settimo municipio. Perciò diciamo che rispetto a quella che è l'indicazione governativa, rispetto appunto ai comuni che vogliono chiaramente, che sono disponibili a aprire le loro porte, diciamo che è interessante il discorso del bonus, di questo contributo, se non lo vogliamo chiamare bonus, in termini di aiuto ai servizi sociali dei vari comuni, perciò questo è senz'altro, io penso, un discorso interessante. Procede all'istituzionalizzazione di un tavolo che comprenda prefettura, comune, municipio, associazionismo, terzo settore. Questo anche è fondamentale, però come municipio noi dobbiamo avere le idee chiare, perché non è che andiamo a un incontro senza che poi noi come municipio abbiamo e conosciamo la situazione reale in termini, come ho detto in precedenza, di assorbimento possibile, perché chiaramente rispetto al tema dei rifugiati, come ho detto prima, non possiamo nasconderci. Dobbiamo essere disponibili, però nei limiti del possibile. Ecco, io perciò invito la Commissione Servizi Sociali subito e l'assessore competente a farsi carico di questo problema, per non arrivare, sempre se il Comune di Roma, in questo caso purtroppo il decentramento ancora, nonostante io le richieste che abbia fatto al Presidente Lozzi, a cui non ho avuto risposte nel primo Consiglio, quando ho parlato e ho detto che la Lozzi non aveva presentato nelle sue linee programmatiche nessun riferimento al decentramento, non ha detto neanche una parola rispetto a questo. Voglio dire, e se c'è appunto questo coinvolgimento da parte del nostro municipio, di arrivare, e sarebbe giusto che il nostro municipio sia coinvolto su tutte quante le iniziative e le proposte che riguardano la città di Roma e riguardano specialmente il nostro territorio, di appunto arrivare a uno studio e un, chiaramente in tempi brevissimi, pronti se c'è la necessità, di poter dare, ecco, risposte positive o negative rispetto a quello che è il tema che oggi stiamo affrontando dell'accoglienza dei rifugiati. Grazie. Grazie consigliere Toti, ci sono altri interventi? Il consigliere Lazzari ha già ha presentato prima. No, si procede quindi. Sì, allora il consigliere Principato ha facoltà di parola. Sì. Grazie Presidente. Colleghi consiglieri, volevamo fare una precisazione che era già stata fatta dal collega Lazzari, ma evidentemente non è stata recepita. Vorremmo chiarire che questo provvedimento, questo decreto ministeriale del 10 agosto 2016, non prevede erogazione di bonus, ok? Quindi si continua ad utilizzare il termine bonus impropriamente, non prevede alcun bonus per gli enti locali.
Dopodiché, per tutti i temi che riguardano le politiche sociali, noi siamo sempre disponibili ad accogliere qualsiasi tematica che sia inerente alle politiche sociali con un confronto aperto e costruttivo nelle sedi opportune. Grazie. Grazie consigliere Principato, ci sono altri interventi? No, passiamo quindi al... ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Guido? E poi Vitrotti, vedo. Sì, grazie Presidente. Allora, cioè, confermando la volontà del gruppo 5 Stelle e anche la disponibilità a lavorare naturalmente per la tutela dei rifugiati, e questo è fuor dubbio, però vorremmo altresì cercare di allargare la discussione, perché è un atto importante, come anche altri consiglieri prima hanno fatto rilevare. Per questo motivo siamo dell'idea, anche visti alcuni degli impegni che sono per noi errati all'interno della mozione, come la questione del bonus, cioè non si può impegnare la Presidente su qualcosa che non si sa se c'è, cioè non è possibile. Per questo motivo, ferma restando la volontà di discuterne in Commissione quanto prima, il gruppo Movimento 5 Stelle esprime parere negativo per la votazione che avverrà fra un attimo. Grazie. Grazie consigliere Guido, ha la parola la consigliera Vitrotti che ha chiesto di parlare. Sì, grazie Presidente, perché ovviamente il Partito Democratico è favorevole alla proposta. Nel caso specifico del bonus sì, bonus no, è molto interessante invece leggere nel dettaglio il decreto del 10 agosto, perché al di là di come delle, diciamo, anche delle perplessità che sono state mosse da alcuni consiglieri, credo che invece quel decreto dà anche delle garanzie in più, anche per quello che riguarda il cofinanziamento, cioè proprio per rispondere a quel sistema che troppe volte nelle nostre città ha visto qualche, usiamo una parola diciamo spiacevole, però lo dobbiamo fare, anche delle infiltrazioni che hanno portato purtroppo alla luce quanto quel sistema di accoglienza fosse veramente così debole. Quindi è un sistema di cofinanziamento che prevede tante modalità di cofinanziare, addirittura mettendo a disposizione risorse umane, beni mobili ed immobili, cioè facendoci parte attiva. Dopodiché il Comune di Roma ha una perplessità rispetto al bonus? Benissimo, allora invece di dire no, perché non le si chiede alla sindaca che cosa vuole fare? Si vota un atto e si dice: cara sindaca, questa è la situazione della nostra città, che intenzione c'ha? Perché purtroppo comincerò a diventare anche un po', cioè lo diciamo sempre, però veramente non si percepisce dove stiamo andando e che cosa si vuole fare. Ora sono passati 3 mesi e qualcuno dice va bene, però insomma io mi ricordo un dibattito, eravamo candidati alla presidenza di questo municipio, addirittura giustamente la comunità territoriale di questo municipio aveva incalzato noi sui nostri 100 giorni, che cosa vorreste fare, che cosa fate, siete disponibili a fare i nostri 100 giorni, qui ci stiamo quasi, E di fronte a questo purtroppo né dei municipi né tanto più diciamo dalla regia centrale di questa città pervengono diciamo dei segnali. Ci dispiace, con rammarico apprendiamo che diciamo non c'è una volontà di discutere, ma c'è diciamo la volontà a riportare la cosa in commissione. Questo diciamo che il Partito Democratico sia propulsivo nei vostri confronti non può che essere per noi già un elemento di riflessione importante. Grazie. Ci sono altri interventi? Sì, Carlone. Sì, consigliere Carlone. Allora, nell'esprimere il parere contrario da parte di Fratelli d'Italia, per motivazioni di accoglienza, noi abbiamo tantissimi episodi anche di occupazione, si è parlato nella commissione scorsa al sociale della sede INPS, quindi si presume pure lo spostamento del catasto, e quindi liberandosi anche gli altri spazi probabilmente succederà quello che è successo in altre località.
Ecco, si prega, pregherei naturalmente il Presidente della Commissione Affari Sociali di approfondire questo problema prima possibile, e quindi facciamo in modo che quello che è successo in precedenza in altre sedi occupate naturalmente non succeda per gli altri spazi che si libereranno. Quindi questa è la motivazione che naturalmente adduciamo noi nel voto contrario. Grazie. Altri interventi? Il consigliere Toti? Sì, per le motivazioni che ha già espresso in sede di dibattito, il voto di Roma Popolare è un voto di astensione. Possiamo passare quindi alla votazione, che come prima verrà fatta in modo nominale, sì. Iniziamo di là stavolta. Giuliano? Giuliano? Voto? Ma partiamo di qua? Sì, per par condicio. Perché ero qui, non l'ho sempre l'ultimo, primo o sorprimo. Dai, per par condicio. Allora, contrario. Carlone? Contrario. Ciancio? Ciancio? Non ho capito, mi scusi. Ce l'ho in ordine, faccio l'ordine, si è spostato Gugliotta, perché Gugliotta è un altro posto. Ciancio? Favorevole. Biondo? Vitrotti? Gugliotta? Toti? Stellitano? Alabiso? Ariano? Candigliota? De Chiara? Giannone? Contrario. Guido? Contrario. Gunnella? Contrario. La Zazzera? Contrario. Lazzari? Contrario. Pompei? Contrario. Principato? Contrario. Rinaldi? Contrario. Tosatti? Contrario. Tripputi? Contrario. Zitoli? Contraria. Sì. Il risultato della votazione è favorevoli 5, contrari 17, astenuti 1. L'atto viene quindi respinto. Sì, sì. Abbiamo ricevuto questa mattina, prima dell'apertura della seduta, un atto, una mozione urgente ai sensi dell'articolo 58 del regolamento municipale, e l'oggetto è la riduzione del servizio del trasporto pubblico. Non avendo avuto il tempo di leggerla e quindi di aver capito, perché credo sia importante per tutti noi, per tutti i gruppi, capire di cosa si sta parlando, la Presidenza propone una sospensione per discussione e valutazione in sede di conferenza dei presidenti dei gruppi consigliari, per capire diciamo un po' il contenuto, l'impegno richiesto a tal fine, e cercare di valutare nel tempo che abbiamo a disposizione quest'atto. Visto appunto che l'argomento non è stato analizzato prima. Sono contrari. Ci sono persone contrarie all'interruzione della seduta, alla sospensione per una discussione, speriamo breve, in sede presidenti gruppi consigliari? No, nessuno. Nessuno. Okay. Bene, allora sospendiamo di nuovo e ci riuniamo per capire insieme di cosa stiamo parlando nell'atto presentato. Grazie. Riprendiamo la seduta. Allora, riprendiamo la seduta e prendiamo in discussione la mozione presentata oggi, la mozione urgente articolo 58, relativa alla riduzione del servizio del trasporto pubblico, presentata dal gruppo consigliare PD, e lasciamo la parola alla prima firmataria per il suo intervento. La consigliera Vitrotti ha facoltà di parola.
Grazie Presidente. Il carattere di urgenza della mozione che il gruppo del Partito Democratico ha presentato oggi all'attenzione del Consiglio deriva appunto dal forte impatto che c'è stato a seguito della riduzione delle corse del trasporto pubblico. In particolare, senza andare su una panoramica che riguarda tutta la città, concentrandoci solo nel nostro municipio, sono 196 nel settimo municipio le corse tagliate. Questo ha comportato ovviamente un numero crescente di disservizi, perché tra le corse tagliate ci sono importanti punti di collegamento che sono messi in seria difficoltà. C'è per esempio il 20, che è una linea che collega la stazione Anagnina all'Università di Tor Vergata e al Policlinico di Tor Vergata. Ci sono altri pezzi di municipio che restano con un collegamento ma interrotto nei quartieri limitrofi, lo stesso 4,51 che collega la parte di Ponte Mammolo al nostro municipio purtroppo ha visto una riduzione delle corse, e anche quelle che portano al centro della città. Ovviamente la necessità è quella, perché le criticità che ci sono state sottoposte in questi giorni non hanno avuto un'adeguata motivazione, nel senso che poi effettivamente il cittadino è quello che paga il disservizio, e quindi l'agevolazione di un trasporto pubblico locale, che purtroppo sappiamo nella città di Roma è in una situazione molto difficile, però ovviamente incentiva invece l'utilizzo del mezzo privato e quindi la congestione del traffico e tutto quello che questo ne comporta. Siamo anche in un momento particolare: la riapertura delle scuole, la riapertura di molti servizi, la riapertura di un movimento nuovo della città di Roma che appunto si rimette in moto dopo la pausa estiva. Quindi è ovvio che non possiamo permetterci, noi come municipio, ma la città di Roma tutta, di far pagare anche questioni che sono legate all'amministrazione o alla burocrazia o alla particolarità della situazione, però il fatto è che sono in tutto 3.000 le corse tagliate e una buona percentuale ricade su questo municipio. È ovvio che a questo va data una risposta e vanno anche trovate delle soluzioni. Da qui la necessità con urgenza di confrontarci su un tema che è appunto quello più generale del trasporto pubblico. Io ho accolto in conferenza di Capigruppo anche la richiesta di modificare al momento la mozione presentata, nel senso che alla fine su alcune questioni si può anche scendere nel dettaglio in sede di commissione. Non l'avremmo presentata se domani avessimo letto con specificità che l'ordine del giorno della commissione presentava questo tema, però questo non nega assolutamente alla presidenza della commissione di poterlo fare con le modalità che crede, quindi o discutere nelle varie ed eventuali oppure fare una commissione ad hoc, non lo so, però sviscerare anche con magari più precisione i motivi che hanno portato a questa situazione attuale, cercare di capire come se ne esce e cercare di stimolare contestualmente anche una discussione robusta in Assemblea Capitolina e anche con un confronto con la sindaca Raggi per capire qual è invece il criterio, al di là della riorganizzazione attuata, con la quale si cerca invece di ripristinare un servizio che già ha le sue criticità e le sue debolezze. Quindi l'urgenza oggi era quella intanto di definire e di lanciare un segnale importante, anche un allarme e una preoccupazione al Campidoglio, dire attenzione, perché quello che stanno vivendo i cittadini sono dei disservizi che vanno probabilmente a minare anche la mobilità quotidiana, e quindi su questo è necessario dare delle spiegazioni subito. Questo è l'atto che abbiamo presentato e che sottoponiamo al Consiglio, vi ringrazio. Ci sono interventi? Il consigliere Guido, facoltà di parola. Grazie Presidente. Vorrei far emergere che l'operazione trasparenza
è avviata da questa amministrazione in realtà è altro non è che una mera presa d'atto del servizio erogabile, perché chiedere a un cittadino di attendere una corsa 20 minuti quando in realtà poi di minuti ne passano 40, allora è normale che questo non è bello, e anzi questo cioè questo piano di trasparenza in realtà rientra proprio in questo senso. Per questo motivo, e a nostro avviso, il Movimento 5 Stelle non ha ovviamente tagliato le corse, ma si tratta semplicemente di uno stato di ridimensionamento mezzi. Per questo ci siamo in accordo con l'urgenza della mozione in questo senso. Certo è anche che queste dovute precisazioni in realtà erano di fatto da farsi. Per questo motivo io come intervento, quindi credo che poi questo intervento mio sia messo agli atti e cioè presso i verbali del Consiglio, c'è tale specificazione, e cioè che non è uno stato di fatto in realtà creato dall'amministrazione Raggi, ma è un atto di fatto che si eredita dalle amministrazioni precedenti, nonché dall'azione commissariale di Tronca. Questo giusto per fare chiarezza, fermo restando che l'urgenza naturalmente persiste, e per questo che anche in capigruppo per l'appunto abbiamo acconsentito, anzi abbiamo anche richiesto al Partito Democratico di fare la modifica sulla mozione che ci siamo detti prima per andare comunque in votazione. Grazie. Ci sono dichiarazioni di voto? Scusi, è finita la discussione? Ah, ok. Pensavo fossero finiti gli interventi, se ci sono altri interventi. Sì. Io. Ok, ci sono due interventi, il consigliere Stelitano e il consigliere Toti. Ha facoltà di parola chi è stato prima, il consigliere Toti. Toti, vai. A me non piace sparare contro la Croce Rossa, però voglio dire, qui la situazione del trasporto romano è disperato. Senz'altro la colpa non è dell'attuale sindaco, certo l'attuale sindaco ci ha messo anche delle responsabilità nello scegliere forse male gli assessori, perché voglio dire il discorso dell'assestamento di bilancio, che era centrale rispetto a un finanziamento al trasporto pubblico, ancora non c'è, doveva essere fatto questo assestamento da subito nei primi giorni di settembre, invece ancora, e purtroppo mancando l'assessore al bilancio e chiaramente ci saranno ritardi anche rispetto a questo, e perciò ritardi senz'altro rispetto al trasporto pubblico. Le responsabilità sono senz'altro del sindaco Marino, pure rispetto a questo, voglio dire, anche un velo pietoso rispetto a quello che è stato fatto da Marino negli anni passati. Comunque, ritornando alla centralità, come ho detto, dell'assestamento di bilancio, specialmente sul discorso degli autobus fermi ai depositi, il 30% lì s'arrangiano alla meglio, ai depositi cannibalizzano le autovetture ferme, levano i pezzi di ricambio da queste vetture, le mettono in altre vetture, cioè è una situazione disperata quella che vive il trasporto pubblico romano. Rispetto a questo, io speravo che la commissione mobilità del settimo municipio si impegnasse subito rispetto specie al problema del servizio nel nostro territorio, le 196 corse che qui vengono ribadite dalla mozione urgente
anche, che trova firmatari anche Roma Popolare. Voglio dire, rispetto a questo ci fosse subito, io avevo chiesto alla Presidente una commissione subito prima del 5 agosto, le commissioni sono state fatte, i primi giorni di settembre non si è fatta nessuna commissione. Io penso che i problemi invece della mobilità del nostro municipio sono problemi, voglio dire, importantissimi, sono problemi centrali rispetto al dibattito in questa assemblea. Anche il discorso dei 55 milioni che sono stati trasferiti da ATAC a TPL, è chiaro che TPL, se non c'era questo trasferimento, avrebbe dovuto portare i libri in tribunale, perché chiaramente fra sfascio di ATAC e sfascio di TPL la situazione, come ho detto, costringe i cittadini del nostro municipio, come tutti i cittadini romani, a attese di mezz'ora, un'ora anche per prendere l'autobus. Voglio dire, io sono stato a Stoccolma, a Helsinki per le mie vacanze, voglio dire, rispetto a questo stiamo qui non in serie B ma in serie C rispetto al trasporto pubblico romano. Cioè, io ho firmato questa mozione perché è un grido di dolore senz'altro del nostro municipio rispetto alla situazione dei cittadini del territorio. Dovevamo assolutamente dirlo e denunciarlo, quello che sta succedendo nella città di Roma, e ho firmato appunto questa mozione perché mi ritrovo senz'altro nello spirito della mozione. Ha la parola adesso il consigliere Stelitano. Grazie Presidente, signori colleghi. No, volevo rammentare all'Aula che il 22 settembre del 2011 quest'Aula si è trovata nelle stesse difficoltà. Governo nazionale Berlusconi. E noi siamo stati costretti a fare una mozione per evitare il taglio del 75% delle linee ATEC nel nostro municipio. Perciò noi siamo un po' sfortunati su questo argomento. Questo argomento è un problema importantissimo e ringrazio la consigliera Vidrotti, la nostra capogruppo, che ha voluto sollevare il problema in tarda notte per risolvere e affrontare bene questo, insieme a tutti. È finita la campagna elettorale. Basta. Voi avete vinto, noi abbiamo perso. Non abbiamo perso noi, non avete vinto noi, abbiamo perso noi. Perché perdere in questo modo una città così è da cancellare, far vincere persone che... Perciò ben venga, è arrivato il momento di girare pagina, aprire un nuovo capitolo con umiltà, serenità, tranquillità, perché se no continuano i cittadini a... Adesso chiamano voi, e il luna di miele sta per finire, adesso iniziano, prima era poesia, adesso è prosa, e la prosa è dura. Perciò se lo spirito di questa mozione serve per accendere dei riflettori sul problema della viabilità del trasporto pubblico, abbiamo territori che hanno la fermata del treno e non hanno il parcheggio per quelle mobilità. Mi riferisco al consigliere Giuliano, anche lui consigliere ormai anziano di quest'Aula, Capannelle. Quante volte abbiamo detto di fare il parcheggio così, togliamo un pezzo? Naturalmente noi del PD non l'abbiamo fatto e lo potevamo fare, però giustamente per le problematiche che abbiamo avuto adesso paghiamo le conseguenze. Perciò ecco, io ringrazio la consigliera Vidrotti e anche coloro che hanno lavorato in questa mozione, pure se dovevamo fare subito una commissione, che adesso sono ripartite le scuole. Io questa mattina ho dovuto fare una strada pericolosa perché mio figlio aveva perso l'auto come primo giorno di scuola, è entrato perché
ho superato tutti quanti, sono entrata, lei non ha preso l'auto perché l'autobus era pieno, via di Appia Pignatelli che collega. Perciò l'argomento trasporto pubblico è un argomento che va affrontato veramente accademicamente, coinvolgendo tutti. Io non so la comitiva territoriale che fine ha fatto, consigliera Vitrotti, lei che ci parla, Giuliano, tu, sono spariti, prima erano presenti e ci dicevano tutto quello che dovevano fare, adesso non so. Perciò io ringrazio la Presidente che ha voluto, che si è impegnata per affrontare questa problematica urgente, ma questo è il primo di lunghe ore di commissioni, perché questo argomento non dobbiamo fare in modo che i studenti, che i malati, che vanno all'ospedale di Tor Vergata, che qualche giorno fa una signora dice doveva fare una risonanza, se l'accompagnava là perché l'autobus non ha aspettato 40 minuti. Non si può continuare a pensare che quando prima passava uno ogni 5 minuti, adesso passa uno ogni 20 minuti. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Adiano? Certo, alla parola. Buongiorno a tutti, colleghi consiglieri, e grazie Presidente. Questo sarà il mio primo intervento, quindi vi prego di non far caso all'eventuale emozione nella mia voce. Dunque, sono in qualità di Presidente della Commissione Mobilità, Trasporti, Verde Pubblico, Parchi, AMA e Decoro Urbano, ovviamente mi sento necessariamente di argomentare con voi quello che avrei argomentato già domani in sede di Commissione. Come sapete, la convocazione al secondo punto faceva proprio riferimento a quelle che sono le comunicazioni da parte del Presidente. Ritenevo, dopo così tanto tempo appunto che la Commissione non si riuniva, di avviare con voi un confronto, diciamo, paritario, piuttosto che calendarizzare una tematica piuttosto che un'altra. So, perché io ho avuto modo di seguirvi, quindi di seguire i consigli precedenti, e quindi molti di coloro che sono ora sempre seduti da quella parte, ho avuto modo di ascoltarli negli interventi appunto delle passate consigliature. Quindi il mio intento in sede di commissione è quello sicuramente di avviare un discorso che sia inclusivo e che sia ovviamente volto ad uno sguardo d'insieme di quelle che sono le cose che ovviamente ora sono diventate critiche, perché si sono trasformate nel tempo in criticità. Le esigenze di un territorio vasto e con una popolazione residente così numerosa, come ovviamente voi sapete benissimo, e soprattutto l'esigenza di spostamento nei momenti in cui vi è una crisi economica che comporta anche l'utilizzo del mezzo pubblico da parte di soggetti che magari prima si spostavano col mezzo privato, e quindi abbiamo diciamo così lo standard che si va ad incrementare a causa appunto di situazioni e contingenze varie. Le crisi economiche delle varie amministrazioni le conosciamo benissimo. Negli anni i trasferimenti che sono stati destinati ai municipi e anche l'ulteriore taglio degli ultimi mesi del commissario Tronca hanno determinato per chi si trova nell'amministrazione più vicina al cittadino a trovarsi a fronteggiare situazioni sicuramente che prima probabilmente potevano essere gestite con una pianificazione magari più facile. Io sicuramente sarà domani un motivo di discussione lunga, nei prossimi giorni avremo modo di approfondire sia per quanto riguarda insomma quello che è il nostro approccio ai lavori della Commissione stessa, sia ovviamente con tutti gli interlocutori istituzionali e ovviamente delle società interessate, quindi parliamo in questo caso di ATAC, ma ovviamente anche di AMA e di tutti quanti quelli che sono gli interlocutori che ci daranno modo di poter dare risposte giuste a chi ci viene a chiedere perché sta aspettando l'autobus che credeva di trovare, ed è per quello mi ricollego
E poi chiudo, perdonatemi, mi ricollego al discorso del nostro, insomma, del collega consigliere Guido. In realtà l'operazione iniziale, che è una mera presa d'atto, può essere vista come una riduzione. Riduzione non v'è, perché nel tempo progressivamente, cioè, lo stato di fatto è quello: se prima una palina ti chiedeva di attendere l'autobus con una frequenza di 20 minuti e ovviamente oggettivamente si sapeva già che in deposito le vetture che potessero erogare quel servizio non fossero il numero adatto a poterlo consentire, già dicevamo una bugia. Chiamiamola così, ecco, semplicemente una bugia al nostro cittadino. Perché la persona che attende di andare all'ospedale a fare una visita, una risonanza magnetica, deve aspettare più di quello che è necessario? Perché non deve sapere che quell'autobus, anziché passare tra 40 minuti, crede e suppone che possa passare a 20, entro 20 minuti? Ecco, noi come Movimento 5 Stelle e come cittadini vogliamo che ovviamente le stesse risposte, cioè che le domande che ci ponevamo fino a ieri, quando eravamo lì alla fermata ad aspettare, ecco, noi stessi tutti insieme potremmo dare a quelle domande una giusta risposta. Quindi, ecco, questo è il mio messaggio di buon lavoro per tutti e a domani. Grazie consigliere Ariano, ci sono altri interventi? Non vedo richiesta di interventi, ci sono dichiarazioni di voto? Il consigliere Giuliano e anche il consigliere Guido A. Allora, grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, oggi è stato un consiglio di mozioni, mi auguro che ovviamente con l'andare avanti dei lavori queste mozioni vengano sostituite ovviamente da risoluzioni, atti, quindi ordini del giorno eccetera, come è giusto che sia. Anche questa mozione, devo ringraziare appunto ovviamente il Partito Democratico che ha posto la questione, la capogruppo insomma è stata sensibile e insieme anche agli altri consiglieri, insieme anche insomma, a tutti i capigruppo e quindi anche Fratelli d'Italia si sente di aver dato il proprio contributo al fine di poter mediare e far uscire un atto che possa comunque tener conto del fatto che noi dobbiamo affrontare per questo municipio la cosa tra virgolette importante è dire qual è la situazione del trasporto pubblico nel nostro municipio. Quindi, dopodiché poi si faranno tutti i vari approfondimenti nella commissione competente. Ringrazio la Presidente della Commissione appunto che intervenendo ha dato la sua disponibilità e ne siamo contenti come Fratelli d'Italia di questo. E il lavoro c'è da farlo tra domani e prossimamente, insomma, anche perché penso che bisogna fare un consiglio sul trasporto. Quindi prima riusciamo ad avere diciamo le notizie, gli argomenti e lo sviluppo del lavoro e sarebbe quindi cosa buona e giusta che il settimo municipio si possa esprimere, tutta l'aula dopo aver fatto un lavoro possa portare a fare un consiglio sui trasporti, perché questo no, è nella necessità e nell'urgenza della mozione in cui adesso tutti quanti noi andiamo a votare, quindi siamo completamente d'accordo. Ora vediamo se dopo la commissione no, si riesce domani ad avere già del materiale, ma se no al prima situazione possibile penso che sia utile no, per dare forza al lavoro di oggi e quindi alla mozione che si voterà. Quindi Fratelli d'Italia è d'accordo, grazie. Sì, di voto. Benissimo, c'era prima il consigliere Guido e subito dopo a seguire il consigliere Cianzo e il consigliere Toti. Grazie Presidente. Allora, il gruppo Movimento 5 Stelle nell'occasione di questa mozione con le modifiche per l'appunto che sono state apportate esprime voto favorevole. Grazie. Consigliere Toti, ha facoltà di parola. Colgo favorevolmente il fatto che questa mozione sia stata accolta positivamente da tutti i gruppi consiliari rispetto a un problema emergente, fortemente emergente e grave del Comune di Roma. E accolgo anche positivamente le parole della Presidente della Commissione che
domani la convoca, ecco, importante ci sia un confronto anche con ATAC in commissione, si possa arrivare subito a un confronto, questo che chiediamo come forza politica. Poi senz'altro un consiglio sul trasporto pubblico mettendo al centro il nostro municipio. Perciò favorevolmente, anche perché siamo firmatari. Cioè. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie consiglieri. Giusto per raffermare questa posizione, questa mozione che ha presentato il PD, ringrazio il capogruppo e tutte le forze politiche che hanno auspicato questo intervento sul lavoro più puntuale rispetto alle criticità poi generiche del municipio e del trasporto, che si evidenziano molto in questa parte del territorio, soprattutto nella parte extra gra. Naturalmente mi auguro che in commissione si possa guardare al lavoro già fatto rispetto agli atti già approvati dopo l'apertura di Metro C, in cui sono emerse delle criticità già da allora, e quindi si deve lavorare anche su quello, su dei tagli fatti che naturalmente da una parte possono essere graditi perché toccano dei punti, riesce a lambire dei punti della città che prima non c'erano, però sui tagli che si sono operati naturalmente il PD è sempre fermo e deciso a operare delle strategie affinché i cittadini non risentano di queste criticità. Grazie ancora al PD e a tutti i consiglieri che nottetempo mi hanno chiamato e sollecitato rispetto a queste problematiche. Ci vediamo in commissione, grazie. Se non ci sono altri interventi possiamo procedere alla votazione. Ci sono altri interventi? No, perché era dichiarazione di voto, penso abbiano parlato tutti i gruppi consigliari. Procediamo alla votazione, mi sembra di aver capito che sono tutti a favore, giusto per una veloce riconferma per alzata di mano, senza i favorevoli all'approvazione della mozione. Giuliano, Carlone, votate, favorevoli? Ok, contrari per... Benissimo, la mozione... No, contrari, va bene, da regolamento nessuno, astenuti nessuno. La mozione è approvata all'unanimità. Se non ci sono altri argomenti, chiedi se mantengono questi posti. Sì, mi sta chiedendo l'ufficio consiglio, proprio per motivi pratici, la conferma che i posti saranno gli stessi nelle prossime sedute di consiglio, giusto? No, chiedono di mantenerli fissi in modo da avere... Gugliotta rimane lì, Gugliotta? Gugliotta? Alla Gugliotta va in fondo. E con l'occasione, adesso credo che... No, funziona adesso? Sì, ah, sì. Fantastico. Non funzionava prima? No. Ok. Bello il mago del microfono. Ok. Allora, i posti... Col microfono però. Perdonatemi. Dicevo, mi permetto di far notare che la nostra è stata semplicemente una presa d'atto perché erano stati spostati, li abbiamo trovati diversi rispetto alle scorse volte. I cartellini? Sì. E anche le carte, cioè tutto, nel senso che non è stata una nostra decisione, che quindi ci siamo adeguati. Si possono mantenere questi posti, queste postazioni? Non ho problemi. Benissimo, allora io tornerò al secondo posto in modo che così si rispetti l'ordine alfabetico. Ah, tu tornerai al secondo posto? Sì, perfetto, per me va bene. E allora anche con Pompei con Lazzari? Anche con Pompei con Lazzari? Anche con, no, Pompei con Lazzari? No, sono solamente... Dico per me, non so. Ok. Camigliota con Ariane. Sì. Perfetto. Grazie. Poi ti diamo. Grazie. Benissimo, la seduta è tolta.